Benvenuti a questa mia chiacchierata su un argomento che a me particolarmente interessa molto e spero, mi auguro, di riuscire a renderlo interessante anche per voi. Parlerò della romanizzazione, intesa sempre tra virgolette, della Sardegna, un'isola tra punici e romani. Cominciamo prima di tutto dalle date. La Sardegna sappiamo dalle fonti storiche che diventa romana nel 238 a.C. ed è poi la seconda provincia della Repubblica Romana. La prima è la Sicilia nel 237, la seconda nel 227. È la provincia di Sardegna e Corsica. Cosa sappiamo? Sappiamo che nel 238 a.C. le truppe mercenarie cartaginesi di stanza in Sardegna ebbero dei dissapori con i loro come capi e decisero di risolverli uccidendo sia il comandanti che il governatore dell'isola. Supponendo, direi giustamente, che Cartagine non avrebbe preso con molto favore questa loro presa di posizione, si rivolsero a Roma per aiuto. Roma non tardò a prendere al volo questa occasione per impadronirsi dell'isola che era una spina nel fianco nel Mediterraneo. Prese possesso militare della Sardegna e Cartagine, che era stata sconfitta da poco nella guerra punica precedente, non poté reagire. E così nel 238 a.C. la Sardegna diventò politicamente romana. Sottolineo politicamente perché vedremo invece che dal punto di vista culturale della vita comune le cose andarono in maniera diversa. Abbiamo di fronte da affrontare una serie di problemi per capire bene quello di cui sto parlando. Cosa si intende per romanizzazione? La forza dell'eredità della cultura punica, gli aspetti dell'ellenismo pan-mediterraneo e anche poi come interpretare dati della cultura materiale che ci provengono dalla ricerca archeologica. Cominciamo a vedere cos'è la Sardegna, cosa c'è in Sardegna, come è organizzata la Sardegna prima dell'arrivo dei Romani. Sappiamo che l'isola entra nella sfera dell'ambito punico nel corso del VI secolo. E diciamo alla fine del VI secolo a.C., il primo trattato fra Roma e Cartagine la considera come compresa nel territorio metropolitano di Cartagine. Che non fosse tutto realmente così è dato dalle norme del trattato che impongono grosse limitazioni ai romani per venire in Sardegna a commerciare, il che mostra che non è che la situazione si fosse così poi tanto ben stabilizzata. Comunque diciamo che tra la fine del VI e l'inizio del V secolo la Sardegna è pienamente inserita nell'orbita cartaginese. E fra il V e soprattutto nel IV secolo si forma una tradizione culturale, artigianale, di vita che si radica profondamente, dicevo, soprattutto nel IV secolo, quando si assiste alla massima diffusione nelle campagne di questi piccoli centri che hanno un carattere marcatamente punico, però è un carattere punico che ha sempre una sua
forma dialettale, anche questo tra virgolette, sarda. Infatti, i modi di vita, la tecnica di fabbricazione degli oggetti, la lingua di un popolo, le mentalità non si cancellano in un colpo. Non è che nel 238 la Sardegna diventa romana e il giorno dopo le persone si incontrano per strada, invece di dirsi, salutarsi in semitico, dicono Ave, e invece di chiamarsi Milcone si chiamano Gaius, Severus o cosa del genere. Le persone sono ovviamente le stesse. La mentalità, le tradizioni artigianali, il saper fare le cose con le mani, il tipo di abitazione rimangono, si mantengono a lungo, molto a lungo e si confrontano, si mescolano con nuovi usi, con nuove usanze che vengono da fuori ed anche con le nuove esigenze che nascono in una situazione diversa. Sia Roma che Cartagine sono immerse nel periodo che stiamo esaminando, quindi diciamo fra fine del terzo e primi decenni del secondo, siamo dalla metà del terzo in poi, siamo in quello che si può chiamare l'ellenismo pan-mediterraneo, che è un tipo di cultura prevalentemente nato dalla Grecia, che pervade tutte le terre che si affacciano sul Mediterraneo, da Oriente a Occidente, con aspetti comuni in molte di queste diverse zone, la maggior parte di queste diverse zone. Chiaramente ognuna ha le proprie caratteristiche, ma ci sono aspetti comuni molto diffusi. Quindi, abbastanza difficile sapere se alcuni fenomeni che vediamo in Sardegna nei primi tempi del dominio romano sono giunti da Roma oppure sono un retaggio della fase punica ellenistica in cui questi influssi comuni erano arrivati da altre zone. Facciamo qualche esempio. Ecco, Bitia. A Bitia, Domus de Maria, abbiamo una stipa votiva che inizia la sua vita nel III secolo a.C. e giunge poi fino al I secolo a.C., in età piena repubblicana ancora, è caratterizzata da queste statuette fatte da persone, da lavoratori della Creta abituati più a fare vasi che a fare la figura umana, che fanno queste specie di pupattoli che indicano con le mani le parti del corpo di cui chiedono la guarigione. È un fenomeno stilisticamente molto simile, lo troviamo in Italia, in Abruzzo, nella località di Schiavi di Abruzzo, dove esiste un santuario dove si trovano un certo numero di statuette che si datano nello stesso arco di tempo, fra il III e il I secolo a.C., e qui potete vedere le somiglianze stilistiche che si trovano, cioè se uno vede una testa come quella che sto indicando adesso e gli si chiede da dove viene? Dall'Abruzzo, dalla Sardegna, dalle Baleari? Uno non è in grado di rispondere perché sono molto simili. Si può dire sì, ma è così perché si tratta di arte popolare, di artigianato, scusate, popolare, non dotto e quindi che ha caratteri stilistici molto semplici. Ma se andiamo anche a qualche cosa di più raffinato, vediamo che le cose non cambiano. Questo è parte di un braciere in terracotta decorato con un volto di satiro. Questo, se non mi sbaglio, anzi, se sono sicuro, viene da Sant'Antioco. È un tipo di braciere con queste decorazioni che si trova diffuso anche questo in tutto il Mediterraneo. Io ho messo come esempio uno che proviene dall'Israele, la città di Akko, Acri, in Israele, ma ce ne sono a Cartagine, in Sicilia, nel
nell'Italia meridionale, nella zona di Roma, in Grecia in grande quantità, nell'agorà di Atene, a Delos. Quindi questi sono motivi che circolavano. Ora, se li troviamo nel secondo secolo avanti Cristo, in Sardegna, quando è già politicamente romana, possiamo dire che sono un portato di Roma oppure che sono un portato della cultura ellenistica già giunto in epoca punica? Non siamo in grado di dirlo. E quindi questo, come potete capire, ci complica abbastanza le cose. Andiamo. Concetto di romanizzazione. E qui bisogna fare un discorso un pochino più ampio. Perché il concetto di romanizzazione, cioè di una cultura che si sovrappone all'altra, rientra in un ambito assai più vasto di concetti teorici, cioè quelli con cui si confronta un processo di incontro fra culture diverse. Sintetizzo moltissimo, altrimenti ci vorrebbe un'ora solo per discutere su questo, ma diciamo, sono concetti che hanno attraversato fasi diverse. La prima era la fase di ideologia colonialista, per cui una cultura veniva imposta ad un'altra. Una cultura dominante veniva imposta ad una cultura ritenuta inferiore. Era un concetto che veniva applicato al mondo antico basandosi su quello che era avvenuto fra 800 e 900 da parte delle civiltà occidentali rispetto a quelle del terzo mondo, considerate inferiori, per cui dovevano portarle ad una cultura superiore che era quella dell'uomo bianco. Ricordiamo Kipling con il suo famoso Il fardello dell'uomo bianco, che deve tirare su questa gente che ha una cultura diversa. Parlava della cultura dell'India, che è una cultura eccezionale da millenni affermata, ma era diversa, erano persone che vestivano diversamente, adoravano divinità diverse, parlavano una lingua diversa, erano di colore diverso e quindi erano considerati inferiori. Quindi questo era basata questo concetto colonialista su quello che era stato fatto dal mondo occidentale verso gli altri mondi tra 800 e 900, creando quelle gravissime catastrofiche disparità sociali ed economiche, le conseguenze di questi danni le stiamo seguendo, le stiamo avendo purtroppo adesso. A questa seguì una fase di anticolonialismo, in cui veniva messo in risalto invece una resistenza a queste culture che venivano da fuori, che venivano viste come estranee, e in questo si può dire che rientra anche il concetto ormai abbandonato di resistenza silenziosa che aveva portato avanti Giovanni Gentile, mentre invece adesso c'è un pensiero maggiormente dominante, salvo qualche caso di studiosi che stanno ritornando al vecchio colonialismo. Dicevo, tendenza dominante è la tendenza post-colonialista, in cui si vede come queste culture si incontrano, ognuna al suo proprio valore, interagiscono fra loro e creano nel tempo una cultura nuova, diversa. Nel caso che stiamo esaminando, abbiamo quindi una cultura romana che ha un suo aspetto dialettale sardo che deriva da tutto quello che abbiamo detto in precedenza, cioè dell'eredità della cultura punica. Per interpretarlo abbiamo fonti storiche, tutte di parte romana, e poi i dati che ci forniscono lo studio e le interpretazioni delle evidenze archeologiche.